30 anni, torna alla Volante a Fano, ci può raccontare la sua storia? Sì, adesso per effetto del caro gasolio abbiamo indirizzato il Dragut, che è una delle nostre due barche, in questo tipo di pesca. È una pesca che consente più o meno gli stessi incassi con un consumo molto ridotto. Avete però dovuto cambiare l'attrezzatura? Sì, certo, abbiamo fatto un investimento, abbiamo cambiato le attrezzature, abbiamo fatto dei lavori a bordo e ci siamo messi in questa avventura, speriamo che vada bene. Dopo 30 anni, io l'ho smessa io a Fano 30 anni fa, la Volante, e ritorniamo oggi con questa barca nella speranza che vada bene. Adesso ancora siamo agli inizi, però cominciamo a drizzare un po' il tiro. Per quanto riguarda il gasolio, quanto consumava prima e quanto consuma ora? Prima questa era una barca che quando pescava i rapidi consumava intorno a 3.000 litri al giorno, oggi ne consuma sui 600. A bordo quanti siete? A bordo siamo 7 persone, qui gli equipaggi sono cospicui perché è una pesca che si fa con il pesce massivo, quindi le casse che si sbarcano sono tante, il pesce da lavorare tanto e si deve lavorare anche in breve tempo. In 7-8 ore si sbarcano 500-600 casse di pesce. Come questa mattina, perché uscite la notte? Esatto, sì, siamo usciti a mezzanotte e siamo rientrati stamattina alle 7. Quanto è lunga la barca e che cosa pescate nello specifico? Questa è una barca lunga 28 metri e adesso pesca il pesce azzurro, alici e sardine in prevalenza. Destinato poi a chi? Destinato qualche cosa, rimane anche qui locale. La maggior parte del pesce invece va all'estero, lo caricano i grandi commercianti, vede come qui c'è questo camion grande che la porta a Cesenatico dove viene lavorata e viene smistata un po' sia in Italia ma la maggior parte va in Francia, in Spagna. Difficilmente poi arriva nei nostri ristoranti? No, qualche cosa arriva anche ai nostri ristoranti perché comunque per quanto è piccolo il quantitativo, ma è un quantitativo sufficiente per il fabbisogno di pesce azzurro che c'è qui in zona. E poi a settembre si ricomincia nel vecchio metodo? No, a settembre questa barca rimane a fare questo lavoro, l'altra barca, finito il fermo pesca, riprenderà la pesca a strascico.